Bentornati all'incontro numero 23 di Pagina Piegata Arte. Oggi vi parlerò del neoespressionismo, un manifestare l'arte che occupò un po' tutto il mondo dagli anni 60-70 fino ad oggi, è ben presente anche oggi. Negli anni 60, una piccola introduzione, la critica d'arte ufficiale imponeva la propria visione, affermando che la pittura figurativa era morta, che in questa espressione di periodo storico ormai concluso non aveva più ragione di esistere. Però la giusta distanza che il tempo ha interposto con la visione critica del dopoguerra ci fa vedere con più chiarezza che, parallelamente alle esperienze dell'espressionismo astratto, del minimalismo, dell'arte povera, di fluxus, della land art, dell'arte concettuale, eccetera, eccetera, negli anni 60 e 70 operavano anche i pittori figurativi. Quindi non erano estinti. Diciamo che erano messi un po' sotto traccia, che però con la sbornia che abbiamo avuto, forse l'annullamento dell'immagine con l'arte concettuale, c'è questo ritorno. Questa sorta di reazione che non è reazionaria, forse avrà qualche aspetto di reazionario, ma poco. È una reazione di mettere di nuovo in prima linea, in prima visione, l'emozione che prova l'uomo. Allora, considerati all'epoca, quindi nel 60-70, un po' passatisti, questi artisti sono oggi ampiamente riconosciuti come espressione del loro tempo. Fino a tuttora ad oggi, come vedete, due opere alle mie spalle di cui vi parlerò a termine dell'incontro. L'arte figurativa è intrisa di tragiche esperienze pittoriche e sociali. È tornata proprio come un treno, se vogliamo, alla ribalta per comunicare, anzi per denunciare, la nuova miseria dovuta al capitalismo e alle profonde diversità sociali. Nei paesi europei colpiti quindi dalla tragedia della guerra, alcuni artisti riflettono sulla fragilità, la solitudine e i limiti dell'essere umano e compiono la scelta di porre nuovamente la figura al centro delle loro rappresentazioni, non riconoscendosi nell'annullamento della figura, quindi nella pittura astratta. Però più tardi con un altro artista vedremo che le cose si confondono. L'arte diventa strumento per scavare a fondo nell'interiorità e comprendere il tempo, la storia e gli errori del genere umano, che suscitano nello spettatore disagio e allo stesso tempo fascino e si fanno portavoce di un'intera umanità ferita e angosciata da diverse turbe psichiche. Le opere degli artisti neoespressionisti si imposero con la drammaticità e con la violenza delle loro immagini. Vedremo anche nei prossimi incontri con l'azionismo viennese e la body art. Ma non sarà il loro stile ad accumularli, perché ogni artista si riteneva libero di esprimersi con tecniche diverse. Visionari, provocatori, i neoespressionisti diedero vita a opere di solito figurative a soggetto violento, figure distorte, con forti cromatismi, spesso l'immagine è quasi persa nel marasma di linee e colori sparsi sulla tela. Vi elenco alcuni degli artisti che vi parlerò. Scusate le pronunce se magari sono un po' così personalizzate. George Baselitz, Francis Bacon, Lucian Freud, Gerhard Richter, Anselm Kiefer e Graham Sutherland. Comincio con i tedeschi. George Baselitz, nato nel 1938, esponente di spicco della pittura espressionista, la sua ricerca pittorica è stata caratterizzata dalla scelta di colori violenti su quadri dalle grandi dimensioni, dove prevalgono soggetti familiari, il disagio e la malattia mentale. Questo è sconosciuto. Nella scultura e nella grafica, dopo essersi riappropriato della tradizione germanica, ha elaborato un rigore originale in cui si evidenziano anche spunti desunti dell'arte italiana. Invertendo le sue opere, le dipingeva, poi le capovolgeva. Quindi, invertendo i suoi quadri, l'artista riesce a enfatizzare i colori e le forme
e da porre a confronto l'osservatore alla superficie dell'immagine più che al contenuto, al disagio che creava questo capovolgimento. Il soggetto di base appare solitamente da solo in un paesaggio sterile, con gambe e braccia nude. Riflettere un attimo il perché capovolgere i quadri. Pensiamo un attimo al dramma vissuto da moltissime persone durante il secondo conflitto mondiale. Il capovolgere l'opera vuol dire che proprio la mente era quasi sconvolta, non percepiva più la realtà tranquilla come noi la percepiamo quasi oggi, al di là della pandemia. Arriviamo ad Anselm Kiefer, nato nel 1945. Anche lui protagonista del neoespressionismo, nei suoi quadri, per lo più di grande formato anch'essi, comincia a incollare i suoi disegni, che poi amalgama col resto del rappresentato, ricorrendo a vari espedienti materici, mischiando elementi reazionari ed elementi d'avanguardia. Quindi c'è un recupero di tradizione e anche un passo avanti. Diciamo che era un po' nella soglia che facciamo un passo indietro e un passo avanti. Interessante anche questo atteggiamento qui. Propone molteplici visioni e versioni del tema dell'Olocausto, in grandi tele tetre e violenti e violente, nella tecnica particolare. Nei quadri di Kiefer non appaiono quasi mai figure umane. Egli infatti predilige dipingere i luoghi, i paesaggi, gli ambienti dove le tragedie della storia si sono consumate. Lucian Freud, nato nel 22, e se n'è andato nel 2011. Nipote del grande Sigmund Freud, pittore della figura, espressivo di quel rinnovato interesse per la figurazione, senza nessuna inclinazione per l'astrazione, che considerava limitativa al procurare emozioni. Il suo stile muove da una diversa maniera di vedere e il suo sguardo si volge anche all'interno dell'essere umano, con sorprendente crudezza di particolari. L'intensità espressiva di Freud, non più costruita sulla trama sottilissima del disegno, ma elaborata con un linguaggio più immediato e sommario, pennellate rapide, densi impasti materici, enfatizzando una corposità prorompente, talvolta persino abnorme, che incarna un profondo senso di solitudine, di desolazione della condizione umana. Lucian Freud è uno dei pittori contemporanei più conosciuti e apprezzati, che ha rivoluzionato l'arte del ritratto e del nudo. Arriviamo a Gerhard Richter, 1932, uno dei massimi artisti viventi. Il suo fare arte si esprime in due canali opposti, uno figurativo e l'altro astratto. Come vi ho detto all'inizio, è una sorta di convergenza delle parallele. In quel periodo storico c'era questo andare di qua e di là, astratto, figurativo, figurativo, astratto. Tutt'oggi c'è ancora questo, diciamo, dialogo, se non vogliamo chiamarlo contrapposizione. Richter, nel concepire le varie modalità della pittura di paesaggio come campo di tensioni, gioco tra realtà e astrazione, interazione con inserti fotografici come talvolta il ricorso al collage, lui incollava fotografie e ci dipingeva sopra, negando per l'appunto che tale genere sia l'immedesimazione mimetica con qualcosa di già dato in natura. Sovrappone i piani, pertanto, letteralmente e magistralmente. È una delle sue invenzioni formali di Richter. Il sistematico ritorno a questa soluzione nelle fotografie dipinte porta il genere a offrirsi come metapittura, detto come le parole dell'artista, che lui intende dipingere immagini da immagini. Nelle composizioni astratte, invece, è un filone pittorico totalmente differente. Qui c'è come si può dire, vedeva al suo fianco l'arte informale, ne è affascinato, però il suo fare arte esige anche la figurazione. Quindi gioca su quasi tre piani, se vogliamo, la fotografia, la rielabora dipingendoci sopra, annulla la figurazione e va nell'astrazione
con strati come usava anche prima, fotografia e pittura. Dopo vari strati di pittura che poi lui toglieva con la spatola, facendone emergere lo strato sottostante. Tipicamente è un fare arte informale. Si fa capire la personalità complessa di Gerhard Richter. Arriviamo al più celebre di tutti, Francis Bacon, 1909-1992, irlandese. È stato uno dei pittori più celebri del XX secolo. Le sue opere, spietate e tormentate, esprimono con violenza la condizione esistenziale dell'essere umano. Chi più di lui poteva esprimere questo? Omosessuale, in un'epoca e in una nazione in cui era reato. Grande bevitore, nonché grande giocatore sciagurato. Nelle sue opere c'è l'angoscia di un'esistenza dolorosa, di una vita in cui sulla bilancia del destino ogni gioia va pagata con struggente dolore. Pensate all'epoca, negli anni 50 e 60, essere omosessuale in Irlanda. Per certi aspetti ancora oggi è una difficoltà esserlo. Speriamo che in futuro non sia più così. Nelle sue opere c'è l'angoscia di un'esistenza dolorosa, di una vita in cui sulla bilancia del destino crea il fatto di essere dichiarato, di essere così, probabilmente annegava anche questi dispiaceri nell'alcol e nel gioco. Dal 49 al 56 dipinge ben 25 papi per la serie Pops, in cui spicca il capolavoro, che è una sorta di cover, fra virgolette, che è lo studio dopo il ritratto di Papa Innocenzo X di Velázquez. È una trasposizione del celebre dipinto dell'artista spagnolo che lo fece nel 1650. Qui però il volto del Papa è trasfigurato, è un grido che esprime l'angoscia esistenziale della società dell'epoca. Arriviamo a Graham Sutherland, 1903-1980. È stato uno dei più significativi pittori inglesi del Novecento. Dipinse la guerra e la natura con il suo stile magmatico e mutevole. Tra le sue opere maggiori spicca il ritratto di Winston Churchill. Sono costanti in lui il tema del dolore, motivo ricorrente delle spine, di questi soggetti quasi tormentati, l'allusione al fascino dell'inatteso e un senso di persistente angoscia esistenziale permeata da ossessioni ancestrali. Quindi spesso univa soggetti religiosi con queste angosce. Per lui l'oscurità dell'anima era imprigionata nel corpo della natura e dell'uomo, in un procedere di disfacimento. Vedete che quelli degli artisti di cui vi ho parlato, del neoespressionismo, è presente in tutti il dramma, l'angoscia, questa emozione di manifestare il disagio e il dolore del vissuto che è stata la seconda guerra mondiale. Tutt'oggi l'espressionismo c'è ed è presente in moltissimi artisti. Alle mie spalle ho due opere di Alberto Vanzo in arte memo. È un giovane artista bassanese di 30 anni che recupera, se vogliamo, premetto, è un artista che a livello di conoscenza e storia dell'arte ne ha ben poca. Pertanto le sue opere arrivano veramente da dentro. È un artista che sente quello che esprime. I suoi soggetti umani sono privi di caratteristiche che ne riconoscono la figura. Resta l'accenno a una bocca in tutte e due le opere, come vedete, dove si auspica per lui un parlare gentile, un rispetto verso l'altro, mentre tutti gli altri organi sessuali sono un po' eliminati. Sono collocati i soggetti in spazi senza prospettive, in questa sorta di non luoghi, quindi è un po' un vivere transitorio, un po' come quello di oggi, che abbiamo una pandemia che facciamo fatica a contenere, speriamo di riuscirci. Pertanto sono soggetti in una fase transitoria,
Se noi le collochiamo in un luogo, determiniamo già un essere. Qui non c'è, è un po' surreale, se vogliamo. Ci sono citazioni di pseudograffitismo o di una sorta di recupero di mondraniana memoria, se vogliamo. Qui addirittura il soggetto femminile, molto elegante, come potete vedere, però ha due tensioni. Una a livello mentale, questa linea che trapassa la testa, se vogliamo, questo soggetto femminile che ancora oggi è discriminato molto, infatti un'altra grossa linea rossa ne va a colpire il cuore. Chiudo la puntata, l'incontro di oggi dedicato al neoespressionismo. Come vedete continua tuttora in moltissimi artisti, anche oggi. Ve ne parlerò più avanti quando ci sarà la trasavanguardia. Citerò qualche altro artista attuale. Il prossimo incontro sarà forse meno visibile per gli adolescenti, è meglio di no. Si tratta dell'azionismo viennese e quello dopo ancora della body art. Chi è delicato di stomaco è meglio che non guardi quegli incontri lì. Grazie di avermi ascoltato e alla prossima. Ciao a tutti.